No, no, no! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo Q&A. Ora ci siamo impossessati. Si può lavorare qui. Cominciamo subito a rispondere a un po' delle vostre domande, di quelle insomma che veronzano, che non riuscite mai a farmi. Renato Spagnoli ci chiede: cos'è cambiato nel tuo stile di guida dopo l'incidente in cui ti sei rotto la gamba? Per fortuna non era la gamba, ma il piede. Lo stile di guida non è cambiato, è sempre quello lì. Magari sono maturato un po' di più, per cui fai più attenzione a determinate cose. Quando per terra è umido o bagnato vado molto, molto più piano rispetto a prima. Pensate che sono entrato a Vallelunga quando pioveva e comunque sì, ho fatto un tempo che non era malissimo perché avevo girato col bagnato 56. Capirei, se entra adesso tocca prendere il calendario per prendere i tempi. Come ogni cosa brutta che capita se alla una moto, hai quello step in più di esperienza, quella paura in più e quindi fai più attenzione. Quanto hai speso in ambito motociclistico? Non lo so. Non so domande da fare perché proprio da quando ho iniziato il motociclismo adesso quanto ho speso? Non lo so, una cifra esorbitante, perché in mezzo ci rimette pure le moto, l'attrezzatura. Quanto staremo? Staremo intorno all'attrezzatura, poi c'è l'attrezzatura, poi c'è l'attrezzatura, non lo so, staremo intorno tra moto e tutta la roba. Tutte le moto, 30.000, 40.000, se pensi, lo Husqvarna, l'Hypermotard, la Panigale, il Multistrada, più tutta la roba, 35.000 più o meno. Perché? Te quanto? Vieni qui. Adesso che sei diventato anche tassinaro e sei ricco. Quanto va? Non mi veni così però che. Stai qui al centro, mamma mia. Le cose da. Aspettate, le cose primarie del coso. Quanto hai speso tu in moto? Totale, moto e pure attrezzatura. Una 25, dai. Una 25 euro. 25 euro? Sì. 25 centesimi. 25.000? Cioè, vedi che. Però io non c'ho. Vedi che i conti non tornano. C'ho Ducati. Che significa? Quanto? Non è che. Io ho preso sempre tutte moto usate. Tu hai presa nuova. Quante volte la lanciate? Una cifra. E quindi quanto? Ah, raga, non ho pensato che l'ho lanciata. Esatto. Famo 45.000. Ah, vedi chi c'ha i sordi? Non ci stavo a pensare. Sì, basta, smetto di fare motociclismo e sono ricco. Raga, chiudo tutto. Vendo il canale, vendo Twitch, vendo Instagram, se volete. Sì, vedete. Christian, quanto hai speso per il gamma? 30-31 quasi. Praticamente lui ha speso per il gamma quanto ho speso io negli anni del motociclismo, capito? Christian è malato. Christian, proverò mai il gamma? Certo. Fregato. Ricky-basso049, come vedi il futuro del canale? Con gli stessi video che ho portato fino adesso, mi vedo in giro per il mondo, per cui voglio esplorare. Il mondo è così vasto, è così bello e io voglio portarvelo sul canale tramite i miei occhi, i miei video. Duca31, con quale stronzata sei riuscito a conquistare Wara? Spero che il nome sia scritto bene. Sì, il nome è scritto bene. Hello? More, con quale stronzata sono riuscita a conquistarti? Oddio, non lo so. Perfetto, la risposta è non lo so. La stupidità ti va bene lo stesso. Non ho capito che cosa? La stupidità va bene. La stupidità, grazie mille amore, sei stata gentilissima. Stupidità. Grazie amore. Mirto 98030, come l'hanno preso i tuoi genitori quando gli hai chiesto che lavoro con YouTube? Ok, come l'hanno presa quando gli ho detto che avrei lavorato soltanto con YouTube? Diciamo che inizialmente hanno tentennato un attimino e capisco anche la preoccupazione, perché YouTube, oddio, che è sta cosa, come funziona, mio figlio non guadagnerà mai un euro. Però i miei genitori mi hanno sempre dato fiducia, per cui quando gli ho esposto la situazione, quando gli ho detto che non volevo fare l'odontotecnico per il resto della mia vita, ma che volevo provare, perché al tempo era un provare, a fare YouTube, lo YouTuber, quindi mi hanno detto: se tu pensi che YouTube possa essere il tuo lavoro, se riesci a sostenerti, se sei felice, provaci. Se sei felice, batti le mani. Gabriele Sarta, pensi di portare ancora per tanto tempo Twitch? Un saluto, sei mitico. Gabriele, spero proprio di sì. Adesso tra PC per streamare, cavetti, bla bla bla, router e tutte le altre cose, tanto poi vi arriverà più in là un video su YouTube dove spiegherò come faccio le live sulle moto. Porterò avanti Twitch a oltranza. Non è che tolgo tempo a YouTube per darlo a Twitch. Porterò avanti tutte e due in equal modo. Su YouTube continueranno ad arrivare due video a settimana. Su Twitch cercherò di streamare tutti i pomeriggi o quasi. E anzi, vorrei anche incrementare la mattina, portare gameplay. Anche perché abbiamo una crescita
crescita su Twitch esponenziale, siamo arrivati già a 10.000. Twitch funziona con numeri nettamente inferiori rispetto a YouTube e mi sto trovando molto bene. Ormai so a memoria praticamente tutti i nomi di quelli che sono in live, sempre assidui. Prendo tantissimi iscritti tutti i giorni, ogni volta che sto in live, perché sono il primo a farlo. Entrano e vedono che tu stai andando in live in moto e attira tantissimo. Mombe Scratch, che pneumatici monti sul multistrada? Nano! Lui è il mio esperto di gomme, anche io. No, no! Lui è il mio esperto. Ma mi hai dato retta! Non è vero. Abbiamo idee contrastanti sulle gomme, no. Però a volte mi affido a lui. Che cosa mi hai detto di comprare sul multistrada? Continental Road Attack 3. Che cosa ho montato? Pelle. Allora, io ho detto le provo, vediamo. E mi sto trovando molto bene. Ci sono andato in Tunisia, non è che in Tunisia ho fatto queste grandi pieghe. Giustamente, se inizieremo a fare qualche uscita domenicale e vediamo. Però hanno una tenuta che per strada non ho mai provato con nessun'altra gomma. Domenico Moretti ci chiede: come sta andando con YouTube? Abbiamo 34 milioni di visualizzazioni totale. Questo mese abbiamo fatto 1.8 milioni e abbiamo fatto 5.644 iscritti. Giorni tua! Direi bene. Tommaso 2003 ci chiede: ma come fai ad andare in moto? Vabbè, ma no. Se ti morì, per favore, un po' più là. Per Roma, dopo 3 km, io ammazzavo tutti. Anche io. La voglia è quella lì. Però, diciamo che se sei nato qui, sei abituato. Per cui, raga, tutta questione d'abitudine. Ogni tanto, pure io sclero abbastanza. Consiglieresti una multistrada in sostituzione di una super sportiva? No. Il multistrada è fatto per fare la multistrada, quindi la touring. E la sportiva, quindi tipo Torino, è fatta per fare la sportiva. Siccome io ho sempre preferito la sportiva e non avevo la possibilità di farmi la touring, ho sempre avuto la sportiva. Appena ho avuto la possibilità di farmi anche la touring, l'ho fatto e così posso variare per tutte e due. Perché adesso, dopo un po' che guido la touring, ho voglia di guidare la sportiva e viceversa. Per cui posso differenziare. Gabriele Giuliani ci chiede: come l'ha presa Guara quando gli hai spiegato che lavoro facevi? More, come l'hai presa quando ti ho spiegato che lavoro facevo? Oh, ma che domande te fanno? Domani è un Q&A. E come l'ho presa? Bene, avevi tempo per me? Meglio di così. Che ha detto? Non ho capito. Che cosa hai detto? Ho detto bene, avevi tempo per me, meglio di così. E lei non gli fregava niente, dice: c'hai tempo per me, va benissimo così. Ciao, wow, wow. Ciao. Niente, tutti amano Guara, nessuno, ormai io non conto più niente, va bene. Grazie mille, amore. Cri, trattino basso, Volpone, girerei ancora in pista? Sì, raga, non capisco perché mi fate tutti questa domanda, come se adesso che mi sono fatto Evelina non vado più in pista. Continuerò ad andare in pista, sicuramente, perché mi diverto ad andare in pista. Andrea Gisondi, ti sei mai fatto una canna? Se sì, a che età? Mai. Se per questo non ho nemmeno mai provato a fumare una sigaretta, perché mi fa schifo l'odore del fumo. Renato Spagnoli, hai intenzione di fare il classico coast to coast in America, magari in Sella Lunarley? Arriverà. Ma non so se è il sogno della vita di Dario, le porterò Dario con me, il sogno della vita di Gabriele, un sacco di sogni. Non so se lo farò in Sella Lunarley, però sarebbe molto caratteristico, quindi contattiamo Mamma Harley. Finanziaci, dacci le go e andiamo, partiamo. Video decreto. Paolo, Dario, per questa domanda mi servite voi qui un attimino. Hai mai fatto cose strane da ubriaco? Se lo sei mai stato? Ha spaccato le costole a lui quando era ubriaco. Quattro costole. Perché sono io? Raga, non è vero. Se riesci a capire chi è stato lui, è stato. Io non c'ero, io ho provato a salvarlo. Non è vero. Gli ha montato sopra, l'ho visto con questi occhi. Cade. Lui tirava a me, io cercavo di reggerlo. Lui che ci ha visto un po' in difficoltà, lo ammetto. Prova a reggerci, solo che pure lui. Io stavo bene, però. Luca, che fa? Si è buttato su tutti e tre. Quindi io ero sotto a tutti. A 200, quanti chilometri lontani da Roma? Stavo 300 km. A 300 km lontano da Roma, lui la mattina si è svegliato, sentiva. L'abbiamo messo sulla moto. Vedete i cavalieri che venivano messi sul cavallo così? E a Roma. Io non sarei manco riuscito a guidare per 2 metri. Lui si è fatto fino a Roma con due. No, quante cose? Quattro. No, quattro. È venuto 3 giorni al lavoro prima di dire. Forse mi dovevo far controllare. A Rosticino si era accorto il cane che c'aveva un tasca. Pensavo che mi voleva bene, mi faceva le feste. Invece c'aveva una Rosticino cotto il giorno dopo. Bene, ragazzuoli, direi che per questo Q&A è tutto. Risposta abbastanza domanda, anche perché ora di pranzo c'ho una fame incredibile. Io spero che vi sia piaciuto. Ricordatevi di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivate la campanellina, così almeno quando pubblico un nuovo video vi arriva la notifica. Quanto sono diventato veloce sta cosa a dirla. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao! Ho sbagliato, mi serve qualcuno che capelli. Non c'è nessuno che i capelli dentro sto filino. Mamma mia, come si sta mandecchia. No! Però magari questa è un'altra cosa a quello che poteva succedere. Guarda come gli fuma le chiappe.
Mi sono scaricato la musica dei messaggi del cellulare di GTA. Vai Gabri. Cioè, non c'ho parole. Questi sono livelli di malattia del GTA. Mamma mia, raga, odio chi lascia, che butti, lascia le sigarette, prende e butta per terra. Tu vedi che io corro e invece lancio tipo solo perché le devo spegnere. Non le sopporto, cioè se fumano da sole per terra. Gli faccio una bella multina.